insieme a Gaetano c'è un ospite particolare, Gabrio Zandonà, atleta della Marina Militare, 3 Olimpiadi corse con la classe 470. E cosa ci fa un velista olimpico a bordo di un racer oceanico? Questo incontro navigatore oceanico, velista olimpico è al centro di questa nostra chiacchierata di oggi. Gaetano, tu come hai accolto a bordo Gabrio Zandonà? Come lo conoscevi? Cosa ti aspettavi da lui? Ma intanto sperando di assorbirgli un po' di energie buone, no? Perché è ovvio, è risaputo, insomma, che io sono un navigatore atipico, quindi non ho quel percorso là, e quindi anche solo stargli vicino probabilmente mi dà del buono, no? No, è una cosa, mi ha fatto intanto un gran piacere, siamo usciti in mare oggi, bellissimo, ed è insomma una... Non, mi sarebbe piaciuto navigarci un po' di più, speriamo che ci sia la possibilità di farlo. Comunque ci siamo appena conosciuti, personalmente naturalmente ovviamente di fama so bene chi è, ma niente, sono contento, è un privilegio anche per quel che faccio, insomma. Gabrio, da parte tua invece, come vede un velista olimpico l'attività di navigatori oceanici e in particolare come conoscevi tu Gaetano Mura? È veramente entusiasmante, nel senso è un qualcosa che chi come noi va a dormire tutte le sere in albergo su un comodo letto viene rispettata esageratamente, perché veramente questi uomini fanno delle imprese che solo chi le fa può capire quanto è dura. Io cerco nel mio piccolo di portargli il mio aiuto, se così si può dire, sicuramente tutta la fortuna che è possibile. Poi pian piano, ecco, ci siamo conosciuti oggi, Gaetano è veramente una persona stupenda. Questi uomini veri, marinai veri, sono veramente persone stupende che amano il mare prima di tutto, vivono la vela ancora con qualcosa in più che è lo sport. E quindi che dire, io gli auguro veramente tutta la fortuna possibile durante questo giro e poi se gli posso essere utile in qualunque maniera cercherò di farlo. Gabrio, tu vieni dai 470 olimpici, sei un campione sui monotipi, su alcune barche d'altura, quindi abituato a un certo tipo di barche. Oggi hai navigato con il Class 40 Italia di Gaetano Mura e facevi delle riflessioni. Dicevi che per certi versi non ti aspettavi di trovare alcune cose su questa barca. Che barca hai trovato? Le trovo delle barche estremamente performanti, hanno manovre di altissimo livello, hanno tutto. Cioè sono veramente delle barche che estremamente tecniche poi, perché veramente quando hai... è un groviglio, basta guardarsi attorno e sono barche che hanno tutto, non hanno nulla da invidiare alle barche, chiamiamole un po' più da qualifica, no? Che sono le barche monotipi, quelle che fanno regate di un giorno. E è incredibile vedere la cura maniacale di ogni particolare, il dettaglio, un po' come si fa in tutte le barche a vela, anche in quelle olimpiche, però guarda, veramente io mi sono veramente stupito dal lavoro che c'è dietro a un'impresa del genere. Gaetano, alla antivigilia di questo lungo viaggio bellissimo che hai tanto voluto e che sta finalmente per realizzarsi, e in una giornata in cui ti trovi a incontrare le 3 Olimpiadi di Gabrio Zandonà, cosa ti viene in mente o ti verrebbe in mente di voler in qualche modo assorbire o chiedere? Oggi ho visto che avete molto chiacchierato anche di particolari tecnici a uno come Gabrio. Quello che mi sarebbe piaciuto sicuramente è navigarci un po' insieme. Questa è l'esperienza, è così, insomma, fargli veramente provare la barca anche un po' in tutte le andature, far provare tutte le vele, avere qualche prezioso consiglio appunto sicuramente sulle regolazioni. Poi lui insomma è un timoniere così, ma in una uscita così breve poco si può fare, quindi è già insomma piacere, anche i complimenti che ha appena fatto mi sembra che siano già gratificanti, anche soprattutto per la preparazione della barca, perché poi alla fine la cosa che veramente non riesci mai a raccontare è il lavoro veramente che c'è dietro, no? Perché non si finisce mai. A parte che non si finisce mai, ma poi soprattutto quando c'è la macchina, in tutti gli sport dove c'è la macchina, è inutile dirlo, la maggior parte dell'energia se le assorbe lei in tutti i sensi, quindi rimane una piccola percentuale
per te e per te stesso, insomma per l'uomo, e con quella devi convivere, insomma, perché alla fine il protagonista è sempre la barca. Gaetano, la caratteristica di questa impresa è che tu sei solo, si chiama così anche nel nome, solo Round the Globe Record, è una circumnavigazione in solitario, sei tu un navigatore solitario. Spiega a Gabrio Zandonà, che invece non è un navigatore solitario, perché anche sulla classe Olimpia 870 si va in due, quali sono i pregi e difetti di navigare da solo? Beh, pregi e difetti, ovviamente... Non li dico a nessuno. Scherzo. I difetti sono che non puoi contare solo su te stesso, quindi devi faticare molto molto di più. È vero che non si tira come quando si è in due, ovviamente, perché la barca in due si tira molto di più e per certi versi è persino più faticoso. In solitario, specie in, non che andrò a passeggio, ma adesso che non è una regata, quindi non hai la pressione comunque delle barche a fianco, cercherò di gestire a modo mio anche l'economia delle energie, di distribuirle secondo quella che è la mia logica. Gabrio, invece tu hai mai pensato di fare esperienza di navigazione in solitario o ti è capitato, magari anche per caso, un trasferimento? No, veramente, guardate, è una roba che, cioè, quando uno sente, ma sì, mi piacerebbe fare solitario, non è una roba per tutti, non è assolutamente né un gioco, né ci deve essere una grossissima passione, una fortissima determinazione. E noi che siamo abituati a diluire anche noi nel tempo una campagna olimpica e capire che passo seguire durante 4 anni, ecco, immaginate che chi lo deve fare in un più questo tempo viene ristretto, cioè chi deve fare una regata che sicuramente è lunga, perché 4 mesi in mezzo al mare sono lunghissimi, ma stai sempre in barca, cioè non puoi smontare, non è che hai possibilità, se fai un errore è finita, quindi sono veramente regate che bisogna avere una carica mentale, una determinazione, veramente quasi bisogna essere predestinati per farlo, non si improvvisa, questo è il messaggio. E tu il solitario quindi non lo vuoi fare, va bene, allora no, credo che in comune abbiano molto comunque la preparazione, cioè il fatto che comunque anche non necessariamente velica, no? La preparazione anche una campagna olimpica o comunque uno sportivo che si prepara per una disciplina qualsiasi agonistica, cioè il lavoro che veramente c'è dietro per arrivare sin qua, è, almeno per quanto mi riguarda, è veramente, veramente anche un'esperienza straordinaria, no? Adesso tirando un po' le somme sino a qua, e ancora bisogna partire. Naturalmente anche era una mia prima esperienza di lavoro così in team, un team così, così allargato, e comunque con gli alti e bassi, i pro e i contro che ci sono, però alla fine credo che sia stata anche una crescita personale molto molto importante anche per la vita, no? Da una cosa da mettere lì, da tenere come veramente una grande esperienza. Soprattutto credo che, su questo ho riflettuto molto, credo che magari una strada spianata, una cosa un po' troppo facile, ma anche da un punto di vista economico, no? Il budget eccetera, ne parlavamo anche prima, non ti dà la stessa, cioè tenere comunque un po' quella grinta che serve, perché comunque non è niente di scontato, credo che sia comunque anche un buon allenamento per quello che dovrai andare a fare. Io mi sono detto sempre, vabbè, non posso essere in mare perché adesso magari sono in questo momento, appunto, mi devo dedicare a troppe altre cose, però prendo tutte le difficoltà, i disagi che la vita ti pone e quello che stai facendo, perché si è assorbiti totalmente a 360 gradi, cioè non c'è la differenza tra la vita e questo che è questo, cioè è tutt'uno. Mi sono detto, prendo ogni disagio come un'opportunità anche d'allenamento, perché mi sono sempre detto, se non sei capace di risolvere, ma a volte anche cose anche banali che comunque non ci piace fare, no? Anche semplicemente dico una cosa così, anche dover dire una cosa a un amico che è difficile dire. Sempre mi sono detto, lo devi saper fare, perché se non sai fare questo non puoi andare a fare il giro del mondo. Da appassionato, questa volta non da velista, ma da appassionato di vela, cosa vorresti, come vorresti che fosse raccontata questa impresa in questi 4 mesi di navigazione da un navigatore solitario italiano con una barca che si chiama Italia, che fa il giro lasciando i grandi capi Buona Speranza, Lewin e Capo Horn a sinistra? Cosa ti aspetteresti? Ma a me piacerebbe tanto che fosse raccontata in maniera costante. Cioè, noi veramente tantissime persone in Italia stanno incollate allo schermo a guardare il Grande Fratello, che onestamente stanno dentro una casa con la jacuzzi, eccetera, eccetera.
cioè Gaetano fa un grande fratello da solo per veramente per 4 mesi. Quindi cioè, è una cosa che secondo me ha uno spessore umano enorme. Ecco, un'altra cosa che davvero deve fare il navigatore è anche dedicare una parte del suo tempo a questo, no? alle questioni mediatiche. Non è semplice perché perché avvengono via satellite le comunicazioni, quindi le connessioni purtroppo siamo ancora un po' lenti, se no si potrebbe fare molto di più. Comunque qui c'è un sistema di telecamere Garmin integrato da diversi punti della barca che da sole scaricano via wifi tutti i dati all'interno di un hard disk, e poi con un sistema che è stato semplificato da un ingegnere informatico bravissimo, io posso inviare foto, video, piccoli messaggi anche giornalmente. Adesso questo naturalmente dipende anche dal tempo a disposizione, perché magari ci sono dei momenti che questo si può anche fare, altri in cui il tempo proprio di dedicarti ai video non ce l'hai. Però il sistema è semplificato, questo è importante, per cui schiacciando un pulsante si possono fare le riprese, che è la cosa importante, direttamente si controlla un touchscreen in maniera molto semplice, lo puoi anche vedere, che poi è lo stesso multifunzione che serve anche per navigare. E quindi insomma manderò anche mie, a me piace anche scrivere quando è possibile, qualche volta un piccolo diario di bordo, manderò sicuramente, cercherò di tenermi in contatto, di raccontare un pochino la mia storia, cammin facendo, questa è un po' l'idea. Sapere che comunque c'è qualcuno che ti segue, che è interessato, che anche giornalmente, che comunque è quel tifo che poi c'è bisogno, di cui ha bisogno qualsiasi sport, e credo che possa dare molta motivazione anche al navigatore solitario. La mia idea è quella di cercare di essere costante, cioè di non avere mai dei picchi, anche per esempio per quanto riguarda la velocità, di strafare, poi magari l'indomani sei un po' down, quindi insomma cercherò di essere il più costante possibile, perlomeno questi sono i propositi, poi in mare la storia insomma dirà la sua. Di questa impresa è tutto entusiasmante, perché comunque io penso che stare in mezzo al mare, perché poi uno se lo immagina sempre, adesso abbiamo dato quasi un'immagine, no? Sempre di bufera, ondoni, vento, freddo. Non è così, cioè non è solo questo. Non è solo questo. Non è solo questo. Quindi, anzi, quella è la parte maschia, no? Che magari a chi è un po' più amante dello sport estremo piace, ma comunque cioè, ci sono dei tramonti. Chi vive il mare sa benissimo che è uno splendore andare per mare, quindi andarci poi per 4 mesi e toccare ogni angolo della terra. Ma poi è veramente l'idea bello. Che stai comunque alla fine girando il pianeta dove sei nato da solo, è una bella pompa. Bello, sì.